Amici Trasportare Oggi parte qua, siamo nella periferia di Salonicco, il nostro viaggio di prova con la nuova gamma FH Aereo di Volvo Trucks. Prima tappa appena conclusa, siamo andati al posto di guida, ovviamente c'era l'autista di Volvo Trucks, siamo ad Asprovalta, siamo letteralmente sulla spiaggia, la vedete alle mie spalle, siamo nella cabina di questo FH Aereo 460 TC. Seconda tappa, che vogliamo farvi vedere la cabina, l'FH16 Aereo 780, il più potente dei quattro mezzi che proveremo oggi, ci sta guidando Martin, siamo sulla strada della Grecia, siamo a nord del Salonicco, questa siamo usciti dall'autostrada, siamo lungo la costa, si vede molto bene anche come funziona anche il sistema del monitor system con le camere che hanno sostituito gli specchietti, come vedete non ci sono più all'esterno, quindi funzione aerodinamica ma anche funzione sicurezza. Questa è una strada non troppo larga, ma si vede benissimo quello che accade dietro di noi. Questo silenzio non è casuale, siamo a bordo, lo avete visto, di un veicolo elettrico, fa impressione, siamo in colonna con gli altri camion di questo test che stiamo facendo con Volvo Trucks, ma qui a bordo dell'elettrico sembra di stare in un altro mondo, facciamo fatica a volte a capire di essere in movimento perché non c'è solo la possibilità aerodinamica data dalla nuova cabina, ma c'è proprio le potenzialità di questa nuova modalità di viaggiare, perché è proprio letteralmente una nuova modalità, ne parlavamo anche con il nostro autista, che è anche molto rilassante in strade come queste che non sono propriamente le più tranquille. Quarta e ultima tappa di questo viaggio in Grecia, sto inquadrando non a caso la trasmissione, siamo ovviamente in autostrada nuovamente perché stiamo ritornando a Salonicco da dove siamo partiti questa mattina, e perché uno in autostrada inquadra la trasmissione? Perché una delle soluzioni che abbiamo visto oggi insieme ai sistemi di sicurezza, l'aerodinamica e quant'altro è la tecnologia IC Plus che si integra a livello software con tutto quello che fa parte della trasmissione e permette di avere una guida che viene adattata al percorso, all'orografia, come in questo caso, vedete, questa è un'autostrada ma ha un'orografia piuttosto particolare, quindi è abbastanza impegnativa e permette appunto di avere importanti risparmi di carburante, quindi assolutamente niente male. Allora, siamo qui a Salonicco, dove abbiamo provato i veicoli della nuova gamma Aero. È stata una giornata abbastanza impegnativa, abbiamo percorso circa 300 km, e alternandoci alla guida delle varie motorizzazioni e dei vari prodotti per vedere un po' quali sono le peculiarità e le differenze e quindi abbiamo potuto provare sulla nostra pelle le novità in termini di aerodinamica, quindi vedere un pochino come il veicolo si è comportato in termini di consumo carburante e efficienza energetica. Soprattutto abbiamo potuto provare i nuovi specchi retrovisori, quindi i nuovi CMS, quindi le nuove telecamere e la nuova interfaccia utente alla guida, quindi le nuove informazioni presentate sul side display, e abbiamo potuto provare con mano il nuovo Pilot Assist sia per in termini di comfort alla guida e esperienza del conducente, sia in termini di sicurezza, perché comunque ci aiuta a mantenere alta sempre l'attenzione su quello che sulla strada e su quello che ci circonda.